Il mio cuore trabocca di tante cose che vorrei dirti. Vi sono momenti in cui sento che le parole non servono a nulla. Sì, Serena, rimani il mio fedele, il mio unico tesoro, il mio tutto, così come io lo sono per te. Gli dèi ci mandino il resto, ciò che per noi deve essere e sarà. Il tuo fedele, Ludwig. Sera con Violante Placido in Per Elisa, con Violante Placido voce recitante, Davide Alogna al violino, Giuseppe Greco al pianoforte, in un testo di Bianca Melasecchi da un'idea di Elena Marazzita. La produzione e la distribuzione è esclusiva a cura di Aida Studio in collaborazione con Cabiria Produzione. Quindi iniziamo questa prima serata del Fossombrone Teatro Festival 2019, che tra l'altro quest'anno compie 18 anni. Quindi compie la maggiore età, la maturità non fa venir meno l'entusiasmo e la ricerca della qualità, perché il filo conduttore che il festival ha sempre avuto è sempre stato quello di fare pochi spettacoli ma di grande qualità. E quindi continueremo su questo tema che ci ha portato particolare fortuna e successo. Vedo che il pubblico è presente, già numeroso, e quindi siamo ben contenti di proseguire. Vorreste sapere di più? Chi sono? Qual è il mio nome? Che importanza ha un nome? Cosa ve ne fareste una volta saputo? Il mio nome non cambierà la vostra vita. Potrebbe fare la notorietà di qualche studioso illustre che, dimostrando la sua tesi, potrebbe vedersi assegnato un posto in qualche libro o tra le parole di un conferenziere in giro per il mondo. Tizio è lo scopritore dell'identità dell'amata immortale di Ludwig van Beethoven. Violante è una professionista incredibile e abbiamo diciamo, sin dall'inizio, dal primo incontro, abbiamo sentito che aveva anche una sensibilità musicale. Infatti devo dire che ci ha anche dato delle belle dritte sul discorso su come tenere l'attenzione, perché noi ovviamente nel mondo della musica classica, noi ovviamente stasera suoneremo Beethoven, quindi musica classica, a volte ci dimentichiamo che questo format è uno spettacolo dove c'è musica, ci sono parole, e per riuscire a far uscire gli ascoltatori con le orecchie ancora vogliose, affamate di musica e di parole, bisogna un po', abbiamo un po' ridimensionato il tutto. Ti volti a guardarmi? Un attimo, io faccio altrettanto, lo stesso attimo. Affronteremo pagine di Beethoven, le romanze per violino, le sonate, la Kreutzer, la famosissima per violino e pianoforte, la Patetica, il Chiaro di Luna, insomma spazieremo un po' per Elisa, che dà il nome appunto allo spettacolo.
tenendo sempre presente il rapporto che Beethoven aveva con questa sua amata immortale, di cui diciamo è sconosciuta un po' l'identità, cioè non si sa chi fosse, però quasi in ciascuna composizione si riesce a trovare diciamo qualche spunto, qualcosa di lei, qualcosa sì, appunto, della sua amata. Sì, diciamo che tutta la sua vita Beethoven ha scelto di non dare l'identità, di non darla al mondo, anche perché così l'ha consegnata all'eternità. Temo di non essere riuscita a dirti tutto ciò che sento. Ho sempre paura che tu possa formulare un pensiero che ti allontani da me, che il tuo cuore mi dimentichi. Ma queste sono le paure di chi ama. Stasera sentirete veramente, sarà una gioia non solo per gli occhi che c'è Violante e le sue parole, ma per le orecchie anche dal punto di vista musicale. Ci sarà forse la musica più bella mai scritta dall'essere umano. La carrozza mi aspetta per riportarmi a casa, dove la casa non ha un tetto né mura, ma sguardi buoni e indifesi, amorevoli sguardi. Dovrò aspettare una tua lettera. 2, 3, qualcosa che mi impedisca di lasciare tutto per correre da te. Parole che non mi facciano sentire più la tua mancanza. Domenica 21 luglio appunto proseguiremo alle 21.30 con Andrea Bosca in Orfeo, con Andrea Bosca voce recitante, Stefano Maffizzoni al flauto, Giulio Tampalini alla chitarra, in un testo di Bianca Melasecchi, da un'idea di Elena Marazzita e Stefano Maffizzoni. Produzione e distribuzione esclusiva a cura di Eida Studio. Quindi un altro grande spettacolo per un momento importante dell'estate forsempronese. Chiudiamo martedì 30 luglio alle 21.30 con Luigi Locascio in Ogni ricordo un fiore, Luigi Locascio voce recitante, Nico Gori clarinetti e sassofoni, Massimo Morriconi contrabbasso, basso elettrico, chitarra basso, musiche di Nico Gori, da un'idea di Elena Marazzita, produzione e distribuzione anche in questo caso esclusiva a cura di Eida Studio. Quindi un bel cartellone anche per il 2019 e, come dire, partiamo con i 18 anni per puntare a grandi obiettivi. Grazie ancora e ci vediamo domenica 21 luglio. Grazie e buona serata a tutti. Complimenti. Grazie.